Ciao da Luci, oggi andremo a realizzare questo bellissimo battus molto particolare. Perché è particolare questo battus? Semplicemente perché non partiremo dalla punta, ma partiremo dal lato lungo e soprattutto, se vorrete, potrete non finirlo con la classica punta. Io ora ve lo faccio vedere, vedete? In questo modo non ci sta tutto. Io l'ho terminato con delle nappine ed è veramente facile e veloce da eseguire. Molto molto semplice, ve lo assicuro. Il filato che io ho utilizzato è un filato dell'anno scorso, della Yarn Art, che quest'anno non è presente nella collezione di Merceria Italia Artisan, ma in descrizione vi lascerò i filati e le quantità che vi necessiteranno per realizzarlo con i filati moda di Katia Filati, che finalmente Francesca ha portato all'interno del suo shop. Per realizzare il battus Estela serve un multiplo di 8 più 1. Per il mio battus, che ha delle dimensioni piccoline, io ho montato 201 catenelle pari a 25 multipli. Se vorrete fare lo scialle, quindi non il battus, ma uno scialle molto più ampio, vi consiglio di montare 401 catenelle uguale a 50 multipli. Sarebbero 200 catenelle per il battus più una, 400 per lo scialle più una. Ora vi do la misura del mio battus, che è di 140 il lato lungo per 39 la diagonale, quindi arrivando alla punta. Come vedete, c'è una grande varietà di misura tra il lato lungo e la punta. Infatti, rimane proprio il classico battus, non viene una cosa lunghissima. Io l'ho trovato online questo schema, quindi non è un mio schema, ci tengo a precisarlo, e mi è piaciuto moltissimo proprio perché rimane più largo e più corto, quindi adattissimo a un battus da portare proprio attorno al collo nella stagione primaverile. Poi io l'ho arricchito con due nappine che sono assolutamente facoltative sulle punte del lato lungo, ma ripeto, sono assolutamente facoltative. Per il nostro campione andremo ad utilizzare un filato che io ho scelto in color biscotto, semplicemente perché ho il piano bianco e con la luce volevo si vedesse bene la lavorazione, che è assolutamente semplicissima. Vi consiglio di partire con un uncinetto di mezzo punto più grande per vedere bene le catenelle e poi continuare con un uncinetto di mezzo punto più piccolo. Vi serviranno anche le forbici per tagliare le codine e l'ago tirafettuccia per nascondere le stesse. Ovviamente io qui ho il metro per le misure, a voi è facoltativo, non serve. Partiamo quindi con la realizzazione del campione. Ovviamente io ora non ve lo farò della stessa misura, ma vi farò un campione. Voi farete riferimento alle catenelle e alle misure che io vi ho appena dato. Quindi andrò a montare 8 o 9 multipli per il campione, ma voi se volete il battus partirete con 201 catenelle. Se vorrete lo scialle con 401. Partiamo subito col campione. Realizzate le mie catenelle, partiamo in questo modo. Allora, segniamo l'ultima maglia, io la segno sempre tenendola col dito e vado a fare 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, rientro
nella quarta, quindi quella che ho segnato col dito, e vado a fare una e due maglie alte per un totale di 3. Realizzo 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, salto 7 catenelle di base, andiamo a contarle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nell'ottava filo sull'uncinetto, entro e vado a fare una conchiglia realizzata con 3 maglie alte, una catenella e di nuovo nello stesso punto 3 maglie alte. Vi si aprirà molto il buco, non preoccupatevi, poi con la lavorazione si richiude. Di nuovo 3 catenelle di separazione. Nuovamente filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sull'ottava ripeto la sequenza, quindi 3 maglie alte, 1 catenella, filo sull'uncinetto, altre 3 maglie alte. E siamo a 2. Di nuovo 3 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto. Contiamo, state bene attente perché la prima catenella, quella lavorata, si apre molto, quindi la seconda catenella vicino alla conchiglia potrebbe risultare poco visibile. State bene attente. Quindi contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nell'ottava andiamo a ripetere la conchiglia. Catenella di separazione, altre 3 maglie alte. Continuiamo in questo modo fino alla fine del nostro giro. Tenete presente che se avete deciso di realizzare il battus saranno 25 conchiglie, se avete deciso di realizzare lo scialle le conchiglie saranno 50. Io proseguo e ci vediamo all'ultima catenella. Siamo giunti alla fine della nostra sequenza. Io ho fatto le 3 catenelle di separazione, ho saltato le 7 catenelle di base, vado a lavorare sull'ottava. Non andrò a fare un ventaglio intero, ma farò semplicemente 3 maglie alte, come all'inizio della nostra lavorazione. Questo è quello che avremo all'inizio del nostro giro, vedete? Questo è il lato lungo, quello che voi appoggerete sulle spalle. Questo giro in poi inizieremo sempre con 6 catenelle e finiremo sempre con mezza conchiglia. Lo vediamo subito. Io ho fatto quindi il primo giro, sono alle mie 3 maglie alte, ora vado a fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi inizio il giro nuovo, volto il mio lavoro, salto direttamente nella prossima conchiglia con una conchiglia,
sempre creata da 3 maglie alte una catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte. Come vedete, solo il primo giro è un po' ardimentoso perché bisogna contare le catenelle iniziali. Da qui in poi non è più necessario. 3 catenelle di separazione, salto al centro della prossima conchiglia, quindi esattamente dove ho fatto la catenella di separazione. Filo sull'uncinetto, 3 maglie alte, una, due, tre, catenella di separazione, 3 maglie alte, una, due e tre, in questo modo. Nuovamente lo facciamo insieme, tanto sono poche sequenze. 3 catenelle di separazione, di nuovo sulla prossima conchiglia, 3 maglie alte, una catenella di separazione, sempre nello stesso punto, 3 maglie alte. Di nuovo 3 catenelle di separazione, prossima conchiglia al centro, 3 maglie alte, una catenella di separazione, tiro un po' il filo e di nuovo 3 maglie alte. Facciamo attenzione alla chiusura, adesso tra un attimo ci arriviamo, perché la chiusura è molto importante. 3 catenelle, di nuovo al centro della nostra prossima conchiglia, un'altra conchiglia. La lavorazione sarà sempre questa, cambieranno soltanto l'apertura e la chiusura del lavoro, che però una volta viste anche quelle saranno sempre ripetute, quindi saranno sempre le stesse per ogni giro. 3. Ora, come vedete, a me rimane, metto giù il lavoro così lo vedrete bene, mi rimane una conchiglia intera e la mezza conchiglia. Il lavoro termina sulla conchiglia intera, sarà sempre così. Questa conchiglia finale non andrà mai presa in considerazione e lavoriamo in questo modo. 3 catenelle di separazione e al centro della penultima conchiglia, quindi ignorando la mezza ma tenendo come ultima quella intera, vado a lavorare solo 3 maglie alte, quindi solo mezza conchiglia. Questa è la nostra prima diminuzione. Vedete? Qui questa rimane non lavorata e questa rimane lavorata a metà. Per partire 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voltiamo il nostro lavoro e ricominciamo come fatto finora. Quindi filo sull'uncinetto, conchiglia su conchiglia. Quindi 1, 2, 3 maglie alte, una catenella di separazione e 3 maglie alte. Scusate.
scusate, una catenella di separazione, 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte. Le 3 catenelle di separazione sono solo tra una conchiglia e l'altra. Quindi 3 catenelle, saltiamo nella prossima conchiglia e ne facciamo un'altra. Catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte. Fatta la nostra conchiglia, nuovamente 3 catenelle di separazione. Nuovamente prossima conchiglia, tenete sempre d'occhio quale sarà l'ultima. Allora, 3 maglie alte, 2, 3, una catenella di separazione, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, prossima conchiglia sempre al centro, sulla catenella di separazione andiamo a fare la nostra ultima, in questo caso, conchiglia intera. 3, una catenella di separazione, nuovamente 3 maglie alte. Come vedete, veramente semplicissimo. Defetto, ma semplicissimo. 3 catenelle di separazione. Ora vedete, abbiamo la conchiglia intera e qui non abbiamo nulla perché abbiamo le 6 catenelle di partenza. Quindi su questa andiamo a fare solo mezza conchiglia. 2 e 3. Ecco qui. Come vedete, non ci sta tutto nell'inquadratura, ma sta iniziando a diminuire, quindi saranno sempre meno. Allora, ora 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, voltiamo il nostro lavoro e lavoriamo nella prima conchiglia utile. 1, 2, 3 maglie alte, una catenella di separazione, 1, 2, 3 maglie alte, 3 catenelle, prossima conchiglia, 1, tiro un po' il filo, 1, siamo a 3, catenella di separazione, 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, prossima conchiglia, di nuovo 1, 2, 3, catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte, 2 e 3. Siamo arrivati all'ultima conchiglia, quindi facciamo 3 catenelle di separazione e una mezza conchiglia. 1, 2, 3. Ecco qui come si presenta, vedete, stiamo proprio scendendo, quindi andando a diminuire. Ora, io nel lavoro originale ho tenuto
praticamente solo due, vedete, solo due conchiglie intere. Voi potrete decidere di tenerne quante ne vorrete. Io ora vi faccio vedere come ho chiuso io, anche perché dipende un po'. Se volete la punta, potete anche arrivare a lavorare l'ultima conchiglia. Se invece non volete la punta, l'ultima conchiglia non è necessaria. Comunque adesso andiamo a fare la chiusura per come ho realizzato io il mio Bactus. Quindi vado a fare 6 catenelle, in questo modo, volto il lavoro, vado a lavorare la mia prima conchiglia, 1, 2, 3, catenella di separazione, 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione tra una conchiglia e l'altra, di nuovo 1, 2, 3, catenella di separazione, 1, 2, 3, e siamo alle due centrali. Ora io dovrei andare a chiudere qui, quindi facciamolo. 1, 2, 3 catenelle di separazione, entro nell'ultima e faccio soltanto una, 2, 3 maglie alte. Ora faccio 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e mi vado a chiudere sull'ultima maglia del mezzo ventaglio sotto. Quindi sull'ultima maglia io con una maglia bassissima mi vado ad agganciare, faccio una catenella di sicurezza, taglio il mio filo, lo sfilo e lo andrò a nascondere. Come vedete, ho lo stesso effetto che ho sul mio Bactus originale. Quindi questo è quello che voi dovrete avere. Ho alzato un pochino l'inquadratura così potete vederlo meglio. Questo è quello che andrete a vedere. Adesso io vado a tagliare le codine, ma solo perché è un campione. Voi nascondetele, mi raccomando. Quindi vado a tagliare le codine perché ovviamente è un campione e non mi interessa che rimanga ben fissato. Però questo è quello che avrete, vedete, è la punta del vostro Bactus, che è esattamente come la mia. Quindi non è importante quanto lo fate grande, ma appunto avere questa rotondità, che è la particolarità di questo Bactus o scialle. Ora, se volete, vi faccio vedere come ho fatto le nappine. È una cosa veramente semplicissima. Allora, io prendo il filo, lo metto attorno alla mia mano, mi metto al centro, lo metto attorno alla mia mano, prendo tanto filo così non devo tirarlo, faccio in questo modo, ecco, mi fermo così, taglio il filo e ne taglio un altro pezzetto che sarà quello che mi servirà per legare. Cosa faccio? Taglio in un punto qualsiasi, magari, ecco, andiamo vicino a una codina che c'è già, vedete questa codina, queste codine ci sono già, noi tagliamo vicino a queste, voilà.
non faccio altro che arrotolare un pochino, ecco, l'entrata della nappina e la vado ad infilare nella lavorazione, sperando che non parta il punto, perché ovviamente non l'ho chiuso ma l'ho tagliato. Facciamo in questo modo. Prendiamo il nostro filo, io lo metto a metà e vado a legare la nostra nappina in questo modo. Scusate, mi porto al centro, ogni tanto mi sposto, ma mi porto al centro. Ecco qui, faccio un nodo, uno, e due in questo modo. Ora prendo il mio ago tirafettuccia, lo infilo nel nodo, prendo per l'appunto i fili che ho usato per legare, quindi li infilo nel tirafettuccia e li porto all'interno del nodo in modo che non si sfilino. Anche l'altro lo prendo e lo poi magari infiliamo prima, ecco, nel nodo, perché saranno corti sicuramente. In questo modo all'interno del nodo lo infilo e lo porto all'interno del nodo. Una volta portata all'interno del nodo, la nostra nappina sarà un po' irregolare, ecco. E allora cosa andiamo a fare? La andiamo a pareggiare con la forbice, con le forbici, in questo modo. Come vedete, abbiamo anche la nostra nappina. Stessa cosa faremo dall'altro lato. Quindi, veramente, questo scialle o battus è estremamente semplice. Io spero che questo mio piccolo progettino vi sia piaciuto. Ci tengo a ribadire che è uno schema che io ho reperito su Pinterest, quindi non voglio assolutamente che pensiate che sia frutto del mio ingegno e che io stia rubando a qualcuno il progetto, ma era uno schema libero su Pinterest. A me è piaciuto tantissimo. In descrizione vi lascerò i filati che potrete acquistare da Merceria Italia Artisan per realizzarlo, perché ne sono usciti veramente alcuni di Katia Filati che sono veramente molto 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 adatti a questo progetto e soprattutto vi daranno più o meno lo stesso effetto di screziatura. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial, vi mando un bacio, ciao da Luci, a presto!